L'incomodo è offerto da Titan Eddy Italia. L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Buongiorno, professore. Eccolo. Allora, per chi non ha avuto occasione di leggere oggi il suo pezzo sul giornale, vorrei appunto rimbalzare quello che lei nel finale del suo intervento settimanale ha scritto, cioè questa candidatura della scienza contro l'ignoranza per il crimine, per il Quirinale, parlando espressamente di veronesi che Grillo definì cancronesi. E in alternativa a veronesi, Riccardo Muti o Umberto Eco. Sostenere dunque l'esperienza contro il giovanilismo, restituire la politica alla cultura, per la presidenza del Consiglio Claudio Magris o Carlo Petrini. Basta ignoranti, ladri e comici. E mi sento di condividere al 100%. Sì. Il principio è abbastanza evidente. Quando Travaglio l'altro giorno ha scritto che è inutile che Merlo, il quale aveva scritto l'articolo lunedì che erano letto, lamenti la caricatura e la storpiatura dei nomi fatta da Grillo nei confronti di diversi personaggi, citava anche Cancronesi, che lui pronunciò in una sua parata qualche anno fa e che io stigmatizzai in una puntata di Santoro come una cosa grave detta alla Rai di Stato. Ora, questo atteggiamento di Grillo nei confronti di veronesi è tanto grave da non meritare di passare sotto silenzio. E allora, nel momento in cui lui ha sparato il nome di Di Pietro del Presidente della Repubblica, io ho pensato che andava viceversa riproposto con il massimo orgoglio nazionale il nome di Umberto Veronesi come medico che ha curato il cancro e non lo ha procurato, lo ha curato e non procurato, certo. Invece allude in maniera schifosa, e che questo significasse la riabilitazione della cultura rispetto a qualunque altra manifestazione di provocazione. E quindi ho indicato dei nomi che mi sembra potrebbero rappresentare l'Italia con grande decoro e riconoscimento universale, in perfetta contrapposizione con i vaniloqui di Grillo. E passiamo ad altro argomento. Su questa storia delle elezioni regionali Lazio, Lombardia, Molise, Alfano ha posto il problema di unire tutto e fare un election day, pena la crisi di governo. Beh, è una prospettiva possibile. Devo dire che Alfano strategicamente non è una personalità di grande furbizia, per cui il tema delle elezioni regionali in data diversa da quella delle politiche è un tema che andava sostenuto esattamente in senso contrario rispetto a quello che ha fatto lui, che lui ne fa una questione di risparmio e quindi invoca un election day che in questo caso dovrebbe, fissata la data delle regionali, prevedere l'anticipazione delle politiche per arrivare alla quale è fondamentale o inevitabile che il PDL dia la sfiducia a Monti, da cui una crisi di governo per l'inconsistenza della maggioranza, di cui la maggioranza relativa è quella del PDL, da cui al di là della volontà del Presidente della Repubblica il ricorso alle elezioni anticipate. Il procedimento che quindi ha una sua logica, non fosse che il voto alle regionali anticipato è stato fortemente richiesto da una componente del PDL filo alfaniana che è Formigoni, il quale ha posto le date 16 dicembre, 27 gennaio, poi è diventato 10 febbraio, perché
le elezioni regionali in Lombardia, a parte quello che poi in questo caso è diventato lo stesso tempo anche per Molise e Lazio, non fossero contagiate o condizionate dal voto nazionale. Per cui se c'è una speranza di vincere la Lombardia, la speranza è nel fatto che quelle elezioni siano sganciate da quelle nazionali. Per cui, avendo dimenticato questo particolare abbastanza significativo, Alfano si è messo a sparare nella direzione contraria dell'interesse che Formigoni e il PDL in Lombardia avevano indicato, chiedendo una data diversa, perché la forza di attrazione delle politiche potrebbe trascinare le regionali a un risultato negativo per il PDL anche in Lombardia, mentre invece il voto autonomo in Lombardia, attraverso la lista Albertini e attraverso un voto non vincolato, anche se prodromico a quello nazionale, avrebbe voluto consentire una ipotesi di vittoria del centrodestra. Per cui c'è una confusione mentale così straordinariamente larga che è difficile anche commentare. Resta il fatto che se l'Election Day è diventato, rispetto all'opzione del PDL in Lombardia, il tema, diciamo, etico della PDL in Italia, questo si può realizzare a danno della Lombardia e a danno dell'autonomia della data delle elezioni regionali rispetto a quelle politiche, si può realizzare attraverso la sfiducia al governo, quindi è tutto coerente, è logico. Però è logico solo sul piano formale, perché dal punto di vista politico, io ho visto Formigoni qualche giorno fa e da sempre tutto quello che Formigoni ha fatto e detto è stato, rispetto alla Polverini che ha tentato di procrastinare la data delle elezioni fino a farla coincidere con quella delle politiche, che è una posizione sua, ogni presidente di regione ha una sua visione, quella di Formigoni certamente era di dare il senso di efficienza lombarda, di non lasciare la Lombardia senza amministrazione per 4 mesi e quindi di andare subito. Proprio la data 16 dicembre oppure 27 gennaio, in questo caso è diventata 10 di febbraio. Con un ulteriore elemento che crea stupore, che mentre la proposta e il desiderio di Formigoni non potevano essere altro che un desiderio, perché nello statuto della regione lombarda le elezioni vengono stabilite dal Ministero degli Interni, cioè la regione non si è riservata l'autonomia decisionale sulla data delle elezioni, problema tecnico che dimostra come le regioni vanno ognuna per conto suo. Il Lazio invece nel suo statuto ha che la data delle elezioni la stabilisce il Presidente della regione, per cui da un lato abbiamo un Presidente della regione che la vuole, che la può stabilire e non la vuole stabilire e la procrastina e traccheggia per arrivare all'Election Day, e della Polverini pur potendo farle anche dopodomani. Dall'altra parte abbiamo uno che le vuole fare dopodomani e che non lo può fare, quindi deve aspettare la Cancellieri. Quando la Cancellieri trova una soluzione mediana, che è quella di indicare la data del 10 febbraio, andando incontro alle richieste di Formigoni e cercando di non mettere una data troppo vicino per corrispondere anche alla prudenza della Polverini, il PDL viene fuori con una terza soluzione, che è incredibilmente la sua vocazione per l'Election Day. Allora, a questo punto uno, di fronte a questa confusione mentale di quest'area chiamata centrodestra, fa fatica a capire qualcosa, per cui le ho spiegato quello che io so e quello che mostra una profonda contraddizione di queste posizioni. Certo che da un lato Formigoni si compiace della data che consente di votare alla Lombardia in modo autonomo e lui si è dichiarato sostenitore di Alfano alle primarie, dall'altra parte Alfano, che vede nel suo sostenitore Formigoni quello che ha ottenuto, quello che desidera, pone il casino di riaccorpare quello che Formigoni voleva diviso. Lei dirà, sono dei dati così tecnici che lei ce ne informa, ma fanno pensare a una cosa strana, che si parlano poco, cioè non c'è un grande cosa. Se io so tutte queste cose e le potrei cucire e le so per la mia autonoma capacità di collegamenti con l'uno o con l'altro, e fa stupore che il capo di un partito o il presunto tale che Alfano
non sappia una cosa o la sappia e la contraddica e faccia questa sparata, è molto molto strano, insomma, cioè, come se non fossero collegati, per cui il centrodestra dà il segnale di almeno tre interpretazioni, quella della Polverini, quella di Alfano e quella di Formigoni, i quali tre dovrebbero in qualche modo non solo essere collegati ma avere qualcosa che li accomuna, e invece si muovono in totale schizofrenia, da cui io non so dirle se sia meglio o peggio l'election day, probabilmente è più logico quello che è avvenuto, e cioè che le regioni votino in febbraio e ad aprile, infatti. Questo mi pare che alla fine, quindi sono più per la linea Formigoni. Uh-huh. Non mi pare però che da nessun punto di vista ci sia una questione politica importante, cioè far cadere il governo per questa cosa qua mi pare ridicolo. È sicuramente un capriccio, un capriccio che mostra la come dire, frattura interna, frattura tra l'altro non politicamente motivata, cioè la mancanza di coordinamento dei diversi esponenti del PDL, quindi è semplicemente una cosa sconcertante. Mm-hmm. Però certamente è vero che la procedura per andare a votare in febbraio e quindi approfittare di questo di questa specie di pasticcio che si è creato per anticipare le elezioni è consentita dal fatto che il PDL stacchi la spina al governo, questo non c'è alcun dubbio, quindi non è che manchi la possibilità di farlo, né che Napolitano si possa mettere molto di traverso, perché si tratta poi soltanto di due mesi, non è la prima volta che la legislatura finisce due mesi prima, non è una questione grave, è una questione che da un capriccio determina un effetto che è secondo me negativo per il PDL, ma che il PDL invece interpreta come vantaggioso, quindi è proprio una babele delle lingue, anche se il tema è piuttosto modesto. Mm-hmm. Senta una cosa, in tutto questo sembra schicchiolare la funzione di leadership all'interno del Movimento 5 Stelle da parte di Grillo, perché per l'ennesima volta la base ha dato fiducia a coloro i quali Grillo aveva scomunicato. Beh, negli ultimi dettagli non so, mi pare abbastanza interessante. Anche la Salsi, ieri c'è stata questa assemblea che ha confermato la fiducia e ha restituito, rimandato al mittente le critiche appunto che Grillo aveva manifestato sul comportamento della consigliera. Che vuol dire all'interno di un movimento che poi è padronale, una sorta di ribellione, una sana dialettica? Che cosa ci vede in questo atteggiamento della base?